fino ad arrivare alla chiesa di San Giovanni Bosco, comunemente chiamata dagli abitanti intitolata la Grande Pace, dove costruirà su torcio con all'interno un campo di d'oro e un tipo di colori, musica tradizionale e profumo di fiori. Vi dico anche questo sacra madura. Sacerdote che cura ormai da decenni la manifestazione religiosa e Gondone, a cui va il nostro ringraziamento per le informazioni date riguardo la storia del santo che a breve vi racconteremo. Salute! Ti conosciamo bene? Tra palli in bella, Vi do alcune spiegazioni in merito a come si attiva la sacra. Due giorni fa c'è stata la messa, chiamiamola di partenza, alla chiesa Beata Vergine. Subito dopo il santo è partito in direzione della chiesetta campestre di Tuerra, l'antica zona rurale di Teulada. E all'arrivo del santo è stata celebrata una seconda messa. Poi è stata fatta la benedizione dei campi e la santa messa. E ora stiamo partendo per accogliere il santo che rientra dalle campagne. Dopodiché, avvenuto questo incontro, si rientra tutti alla chiesa Beata Vergine, dove Dottore darà la benedizione finale. Della chiesetta campestre di Teulada, giusto due cenni storici sulla chiesa e la torre, che meritano una visita, data l'enorme bellezza della costruzione e la suggestione dei paesaggi intorno. La chiesa si trova in prossimità dell'antico villaggio medievale di Teulada, detto Teula, che fu abbandonato alla fine del XIV secolo, del XVI secolo, per essere ricostruito dove si trova attualmente. È una chiesa molto semplice, costruita su due corpi, uno che funge da sacrestia e l'altro che accoglie i priori. La parte centrale è molto povera e il piccolo campanile a vela è l'unico segno che faccia capire che si tratti di una chiesa. Per quanto riguarda la torre, è datata ai primi del 1600 e viene ricollegata alle politiche difensive di Filippo II sulle costruzioni delle torri litoranee. Questa torre però ha una pianta quadrata, pare un'enorme casaforte, in effetti lo scopo era quello di protezione e segnalazione. La torre rimase di proprietà baronale fino all'anno 1867. Mi sembra doveroso fare un accenno sulla storia del santo. Sant'Isidoro nacque a Madrid nel 1080 e morì il 15 maggio 1130. Fu canonizzato dalla Chiesa Cattolica nel 1622 e si ricorda per la sua vita di sacrifici e di grande fede che lo portarono alla beatificazione. Tra i miracoli che ricordiamo ci furono in primis il miracolo del pozzo, in cui con la preghiera fece risalire le acque di un pozzo salvando la vita di un bambino in procinto di morire annegato. Per il miracolo degli angeli, egli era perseguitato dalla cattiveria degli altri contadini e dalla loro gelosia, in quanto prendeva delle pause dal lavoro per rivolgersi in preghiera. E la sua grande volontà e fede facevano in modo di fargli recuperare il tempo usato per pregare. Tanto che rendeva in modo maggiore degli altri, suscitando le loro gelosie. Il suo datore di lavoro decise di controllarne l'operato di nascosto e stupito un giorno vide Isidoro che pregava con fervore e uno scolo di angeli che eravano al suo posto. Il terzo miracolo che ricordiamo narra di Isidoro che, volendo aiutare un fratello assetato nei campi, toccò col suo bastone una pietra e da lì sgorgò l'acqua a fiotti. Tra l'altro vorrei ricordare che la festa di Sant'Isidoro, di cui è patrono di Teulada insieme alla Madonna del Carmelo, è particolarmente sentita dal paese di Teulada, al punto da dedicargli due date, la prima in maggio, che sarebbe la data ufficiale del santo, quella propiziatoria delle messe, e la seconda quella di agosto, che
Manuela. Qualche piccola curiosità legata alla storia della sagra, per esempio quella relativa alla grande dedizione alla tradizione della famiglia Serra, che molto spesso ha messo a disposizione i propri buoi per tirare il carrettino su goccio che trasporta il santo. In particolare i due cugini Mariano Serra e Raffaele, che oltre al lavoro delle sagre paesane, addestramento dei buoi e preparazione dei stracas, che sono dei carri adobati a festa con fiori e pane, tengono viva la tradizione di Valli con la fisarmonica Soletto. Oggi i buoi che trasportano il santo si chiamano non da prezzata, custodiosi, che significa non prezzi ciò che vuoi. La processione che sfila per andare incontro al santo. Numerosi gruppi di quest'anno continuano. Moltissimi componenti. Dopo dei gruppi, descrivendo i costumi e qualche particolarità. Buona migranza, signor Dottore.
sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli.